è emerso in quest'ultimo periodo un raffronto fra il mantenimento delle strade, il grado di manutenzione delle strade della provincia di Como e un raffronto con la manutenzione delle strade della vicina Svizzera. Il Cantone dei Grigioni gestisce oggi 1600 chilometri di strade con un budget di 640 milioni di euro, 400 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e 240 milioni di euro per quanto riguarda la neve. La provincia di Como, a fronte del fatto che la provincia di Como con 650 chilometri di strade provinciali ha un budget per la manutenzione ordinaria di 3 milioni e 800 mila euro. Questo, quindi è un rapporto di soldi, perché senza soldi non si fa niente. Quindi il raffronto, dire la Svizzera gestisce meglio la manutenzione delle strade, è tutto in funzione al budget dei soldi. Quest'anno 200 mila euro l'abbiamo speso in 7 interventi, è una questione di soldi. Perché io non riesco a fare i miracoli, pur chiamandomi cinque santi, ma i miracoli non riesco a farli. Quando sono presidente nel 2001, ha preso in gestione i 100 km di strade dall'ANAS. Lo sa qual è il budget che l'ANAS dà alla regione e la regione dà alla provincia per i 100 km di strade ex statali? 162.170 euro per 100 km di strade all'anno. Vuol dire che la manutenzione ordinaria e straordinaria al chilometro o 1.620 euro a chilometro. Ma questo è da fantascienza. I flussi di traffico sono, è un decimo il traffico che viaggia sulle strade svizzere rispetto al traffico che viaggia sulle nostre strade. Sulle strade svizzere non si viaggia con le catene quando c'è la neve, ma perché lì non c'è bisogno di fare un'ordinanza, perché lì si viaggia con le gomme invernali. E se uno su una strada pulita viaggia con le catene, lo bloccano e lo fermano. Qui in Italia questo non succede. Noi abbiamo dovuto fare l'ordinanza, poi spiegare che le catene bisogna metterle, poi bisogna utilizzarle, cioè convincere, fare opere di convinzione. Cioè non è possibile mantenere 650 chilometri di strade provinciali con 3 milioni e 8. Praticamente abbiamo una rete stradale che sviluppa circa 6 milioni di metri quadri di carreggiata. A fronte di 6 milioni di metri quadri di carreggiata, ogni anno abbiamo delle disponibilità economiche sia per il servizio di viabilità invernale sia per le manutenzioni periodiche dei piani viabili inferiori a 5 milioni di euro. Quindi capite bene che abbiamo meno di un euro per metro quadro di strada provinciale. Queste sono le nostre disponibilità economiche l'anno, e fino a quando queste disponibilità potranno essere garantite.